Gloria a Cristo, alleluia. Gloria. Sì, sogni di fazione. Grazie, fratello. L'acqua è lì. Servo di Cristo. Amen. Alleluia. Alleluia. Continuiamo, alleluia, a glorificare il nome di Gesù. È una gioia stare nella presenza di Dio. Quanti sono nella presenza di Dio? Amen. Non basta stare in un locale di culto. Gloria a Dio per i locali. Gloria a Dio per questi luoghi che si consacrano, alleluia, alleluia, per l'opera di Dio, per predicare l'Evangelo di Cristo, la buona dottrina, la buona parola, per lodare. Qua abbiamo un adoratore, alleluia, gloria a Dio, il nostro fratello Gianni, un adoratore dell'Eterno, amen. Ma non basta stare solo qua, dobbiamo stare con Gesù, amen, amen. Dobbiamo seguire Gesù ogni momento della vita nostra. Amen. Gloria a Dio. Siamo in questa serata dove abbiamo ricordato il sacrificio di Cristo, vero? Quanti hanno ricordato il sacrificio di Cristo? Quanti lo ricordano ogni giorno? Alleluia! Perché ogni giorno dobbiamo ricordare il sacrificio di Cristo e vivere in virtù di quel sacrificio. Alleluia. Che ci ha dato? Ci ha dato? Chi è che lo dice? Alleluia, Signore! Ci ha dato? La vita. Amen, amen. Cioè, libertà, la vita, ma ci ha dato anche? La vittoria! Alleluia! Amen. Gloria. La vittoria in Cristo comprende tutto, possiamo dire. La guarigione, il perdono. Oh, la vita eterna, come diceva la sorella. Perché noi serviamo Cristo, amen, non solo per avere chissà una gioia in questa terra, Perché ci sono tante religioni che cercano delle gioie terrene. Chi fa lo yoga, chi fa il buddismo, chi fa le filosofie orientali. E cercano una tranquillità, una gioia momentanea. C'è chi va ai locali, ai pub, alle discoteche, a divertirsi. Cioè, ma noi siamo stati chiamati per la vita eterna. Amen. Non per una gioia momentanea. Gloria a Dio che il Signore ci dà anche la gioia. Amen. Vero, fratello Gianni? Abbiamo la gioia del Signore. Alleluia! Io prima ero, come dico spesso quando mi tocca testimoniare, ero un morto che camminavo, fratelli, sorelle. Ero, e l'ho detto diverse volte in qualche testimonianza, ero un figlio di evangelici, tra virgolette, ma ero un figlio del diavolo. Ero un figlio di evangelici, pentecostali, avevo zii pastori, c'ho ancora dei zii pastori, in Cile, in Spagna. Però io ero un figlio del diavolo, perché purtroppo nella vecchia vita, quando non conoscevo Cristo, lo conoscevo solo di sentir parlare, ma non avevo avuto quell'incontro con Lui. Quanti hanno avuto quell'incontro? Alleluia. Con il Re dei Re? Alleluia! E lì tutto è cambiato. Amen? Non è che se ti chiedono che religione hai, tu gli dici sono evangelico, sono evangelista, mi sono convertito a una chiesa. No, noi abbiamo conosciuto il Messia, il Messia, alleluia, il Re di gloria, il Figlio del Dio vivente, amen, che è l'Emmanuel, amen. Quanti credono che Gesù è l'Emmanuel? Che vuol dire? Amen. Dio è con noi. Perché noi dobbiamo credere che Gesù è il vero Dio, che il Padre lo ha mandato, ma Lui stesso è Dio venuto sulla terra come uomo. Questo è il mistero della Deità, dice la Bibbia, il mistero della pietà. Grande questo mistero! Alleluia! Alleluia. Dio si è manifestato nella carne, cioè Gesù è il vero Dio, alleluia, che è venuto come uomo, alleluia! E noi dobbiamo sentire la sua potenza quando diciamo queste parole, perché se no diventiamo solo dei farisei, dei teologi,
andiamo come quelli lì che vanno in giro con le borsette a portare le riviste, che non conoscono la potenza di Dio. Parlano di un Dio, lo chiamano Geova, lo chiamano come vogliono, ma non conoscono la potenza dello Spirito Santo. Alleluia. E lo negano. Dio abbia pietà. Prima il caro servo, il fratello, parlava di questi testimoni, no? Che si mettono nelle piazze, ma vi voglio raccontare, fratello. Per la gloria di Gesù, in questi giorni, ieri o l'altro ieri, eravamo con mia moglie in un luogo, in alcuni luoghi qui fra Luino e mi sembra Germignaga si chiama. E io quel giorno, cioè l'altro ieri, ora non mi ricordo, non sono uscito nella piazza a predicare, però il Signore mi ha fatto incontrare circa mezza dozzina o 7-8 cosiddetti testimoni di Geova, fra uomini e donne, a tu per tu. E alcuni di loro hanno piegato a me per la gloria di Dio. Alleluia. Io credo il loro cuore alla scrittura. Alleluia. Che Dio mi ha fatto dire. Alleluia. Con amore gli ho detto, con la Bibbia in mano, guardate cosa dice qua Giovanni 1:1: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, dimostrando con le scritture. Soprattutto una signora, un'anziana che era in una macchina, una di loro, no? E poi altri due più giovani, uno di loro, sapete cosa ha detto? Io sono rimasto colpito. Ha detto: è meglio che non ti ascolto tanto, se no va a finire che mi converto. Alleluia! Gloria a Dio. Gloria a Dio, quanti dicono gloria a Gesù, perché è lo Spirito Santo che testimonia. Alleluia. E gli ho detto: guarda che ti ho parlato la verità, la verità. Io non cerco che tu a me mi riconosci, che tu dici che sono bravo, ma ti ho detto la verità perché Dio, Yahweh, ha un futuro per te. Alleluia. Io so che tu ami Dio, gli ho detto, ma sei in un errore. Alleluia. Perché la torre di guardia ha contorto le scritture. Amen. Ma vogliamo leggere le scritture qua? Alleluia. Cristo vive. Preghiamo per queste anime, che Dio li converta, perché Dio ha seminato nei loro cuori, soprattutto parlandoli della deità, della divinità di Cristo. Perché sapete, tutte le false religioni, le sette, anche il cattolicesimo, anche se con la bocca loro dicono che Gesù è l'unico salvatore, ma poi con i loro fatti lo negano. È perché si aggrappano ai santini, alle madonnine, ai santerelli, ai san Gennari, alle sante Agate, alle sante Rosalie e quant'altro, come magari noi prima, Loro dicono che Gesù è l'unico salvatore, ma lo negano. Tutte le religioni lo negano. I testimoni di Geova, sapete cosa dicono? Che Gesù è l'arcangelo Michele. È la prima creatura di Geova, dicono loro. I musulmani dicono che sia un profeta. I testimoni di Geova, tutte le sette, il cattolicesimo pure, lo negano, perché loro mettono quasi quasi la figura di Maria al di sopra del figlio di Dio, al di sopra di Gesù. Queste sono eresie. Ma per noi Gesù è il vero Dio. Amen. L'Emmanuel, alleluia, l'unico che ha detto, ieri l'ho detto, Cristo vive. Amen. Signore, guidami al mercato di Varese, dove a me mi avevano arrestato qualche anno fa, caro servo di Dio, con le manette mi hanno messo nella pattuglia della polizia, solo perché ho detto alcune verità che al diavolo dà fastidio che lo diciamo. Allora mi hanno messo le manette, eccetera, eccetera, mi hanno messo nella volante, mi hanno portato in questura, ma ieri Gesù, per la gloria del suo nome, ci ha fatto evangelizzare, predicare con forza. Amen, alleluia. La verità. Amen. Gloria a Dio. Perché dobbiamo predicare, fratelli. E anche in mezzo agli arabi. Alleluia. Gloria. Gli ho detto che Gesù è il vero Dio venuto sulla terra come uomo. Che Gesù è l'unica verità, Gesù è l'unica salvezza. Amen. Amen. L'unica via che porta in cielo. Amen. L'alfa e l'omega. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Alleluia.
È per noi una gioia predicare il nome di Cristo. Io prima, quando ero un figlio di evangelici, ma ero anche un figlio del diavolo, ero molto timido. Avevo tante paure che il nemico mi aveva messo nella testa, complessi di inferiorità, timidezza. Io ero uno timido, umanamente non sarei neanche potuto stare qui a leggere. Ma quando arriva lo Spirito Santo, amen, la vita di un uomo cambia. Amen. Alleluia. Alleluia. La vita di una donna cambia. Amen. E diventiamo nuove creature per la gloria di Cristo. Amen. Amen. Alleluia. E diventiamo anche testimoni, amen, dell'Evangelo. Testimoni veraci. Cari nella grazia, non solo con le parole, perché a me non mi basta solo predicare. Se io predico e poi me ne vado a fare cose carnali di nascosto, predico, faccio il santo qui, faccio il profeta, faccio l'evangelista, faccio l'apostolo, oggi tanti si chiamano apostoli, ma poi sono dei carnali, che Dio li liberi. Anche loro sono falsi religiosi, eh? Non solo i TDG, i cattolici, i musulmani, i buddisti, ma anche che Dio abbia pietà, lo dico nel nome di Gesù. Questi falsi apostoli abusivi che stanno entrando nelle chiese evangeliche, che sono taroccati, sono dei taroccati, servo, stai attento, non facciamoci ingannare, che vengono con belle apparenze, oh, io vedo gli angeli, io vedo i cherubini, io vedo i serafini, io c'ho una parola per te, io c'ho un messaggio per te, Dio ti ama, vai avanti, che Dio è buono, Dio è amore, e non predicano il vero Vangelo, non vivono il vero Vangelo, sono dei profani, delle profane, delle Jezabel. Abbiamo sentito parlare di Jezabel qui, è scritto nella Bibbia, fratelli, non mi guardate male. Alleluia. Alleluia. La Bibbia lo dice, Gesù lo dice in Apocalisse, tu permetti a quella Jezabel di insegnare ai miei servi. Santo Dio, nessuno dice amen con queste prediche, gloria a Dio, ma le dobbiamo ascoltare, fra. Io sono venuto qua senza sapere cosa devo dire. Dio mi è testimone che per me predicare, non lo so, è una battaglia ogni volta predicare, perché è una battaglia contro la carne. Io, la mia carne non vuole predicare, fratello Gianni. Pensi tu che a me mi piace andare a predicare? Gloria a Dio, mi piace che Gesù mi ha cambiato, però la carne non vuole, perché la carne ha desideri contrari allo spirito. La carne non vuole alzare le mani e dire alleluia. È una battaglia. La carne non vuole che tu adori Dio. La carne non vuole che tu, alleluia, evangelizzi, che parli di Cristo a una persona nel supermercato, alla posta. La carne ti vuole bloccare e il nemico se ne approfitta con le timidezze, le paure e le cose negative, ma lo dobbiamo cacciare via. Amen. Amen. Dobbiamo dire nel nome di Gesù, perché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è la potenza di Dio. Perciò, fratelli, abbiamo discernimento. Gesù disse, tu permetti a quella Jezabel di insegnare ai miei servi a mangiare cose sacrificate agli idoli, fornicare. Permettevano. E oggi in tante chiese che un tempo erano vere, sana dottrina, predicavano il nome vero di Gesù, la dottrina vera, il Vangelo, perché c'è una dottrina vera, fratelli. Gloria. E ci sono tante dottrine false oggi. Prosperità, miracoli a pagamento, profezia, piacimento della gente, arrivano le profetesse oggi, che Dio liberi. Gloria, Gesù. Piene di vanità, piene di carnalità, piene di orgoglio, di egocentrismo, e vogliono fare le apostolesse, le profetesse oggi. Dobbiamo avere discernimento, fratelli, eh? Lo dico per tutti. A me, io queste cose le devo predicare nel nome di Gesù, non è che io le programmo di dire, il Signore me le fa dire. Amen. Perché noi siamo in tempi difficili. Gesù è alle porte, fratelli. Alleluia. Cristo viene per una chiesa santa. Alleluia. Senza macchia né ruga.
Noi quando ci mettiamo una camicia, io oggi mi dovevo mettere una camicia più bella, ho detto no, va bene questa, anche se non la stiro. C'avevo un po' di rughe, se mi tolgo la giacca dietro, ti chiudi gli occhi, è tutta piena di rughe. Sono venuto a predicare nel timore di Dio, non c'avevo il ferro da stiro nel camper, ma con Gesù non è così. Perché lui non vuole nessuna ruga. Amen. Dite amen, sorelle, fratelli, diciamo amen, perché la parola di Dio, lui non vuole rughe, né macchie, né alcunché di simile, ma vuole una chiesa santa. Amen. Gloria a Dio, gloriosa, che lo adora, che lo ama, che è fedele, una chiesa, una sposa come una casta vergine. Amen. Alleluia! Amen. Oggi ci sono tante comunità, chiese, religioni, denominazioni che si sono prostituite con il mondo, adulterio spirituale, stanno fornicando con il mondo e Gesù non prenderà quella chiesa. Prenderà solo quel residuo, che sarà da tutte le ramificazioni, chiamiamole così, scusatemi, ma che Gesù veramente li conosce. E vogliamo dire ci conosce. Amen? Alleluia. Ci dobbiamo consacrare a Cristo, fratelli, col suo aiuto, non con le nostre forze. Amen? Non con le nostre capacità. Se fosse per noi, fratelli, se fosse per me, dove sarei adesso? Ma è per grazia di Cristo che possiamo andare avanti. Amen. E vivere quella vita, amen, consacrata, gloria a Dio. Mi hanno abbassato il volume, mi sa. Amen. Non vogliono che si predichi la verità. Aiutaci, Padre. Amen. Ma non importa, anche senza microfono, alleluia. Efesini 2, voglio leggere una parola insieme a voi che Gesù mi ha messo nel cuore. Amen, gloria a Cristo, alleluia, benedetto il Signore. Riguardo all'opera di Cristo, fratelli, perché mi ricollego al fatto che Cristo torna per una chiesa santa. Amen. Senza macchia né ruga, né contaminazioni alcune, ma che sia santa, e poi dice la scrittura, irreprensibile per il Signore. Ma è solo tramite il sacrificio di Cristo. Amen? Tramite il sangue di Cristo, tramite l'opera del Calvario, che noi possiamo essere quella chiesa. Amen? Solo tramite il sacrificio di Gesù, il sangue di Gesù. Perciò noi dobbiamo vivere ogni giorno sotto il sangue di Gesù. Amen? Gloria a Dio. Se sei di Cristo, di amen. Amen. Qualcuno non ha detto amen. Padre Santo, aiutaci. Alleluia. Dio mio, aiutaci, Padre. Amen. Mio Dio, vedete che ogni predica è una battaglia, eh? È una battaglia ogni predica, eh? Contro la carne è ribelle, la tua carne è ribelle, eh? Io te lo devo dire nell'amore di Gesù. La mia è ribelle, anche la tua. Non dire di no. Ma adesso siamo che cosa? Il Tempio di Dio! Alleluia! Alleluia! E lui vince la battaglia. Lo Spirito Santo vince la battaglia. Perché dice la parola, dove lo Spirito di Dio c'è libertà. Amen. Amen. C'è un bellissimo canto che dice, che tante volte con mia moglie lo cantiamo. Amen. Dove sta lo Spirito di Dio? C'è libertà, c'è libertà. Dove sta lo Spirito di Dio? Alleluia!
lì. Lo puoi dire? Se non riesci ancora a dire, Signore, liberami. Amen, te lo dico con amore. Liberami, Gesù, dai miei peccati, dai miei pensieri sbagliati, dal mio passato. Liberami dalle mie colpe. Gesù, liberami dalle mie carnalità. Liberami dai vizi, liberami, io voglio essere libero, perché sta scritto: se il Figlio vi farà liberi, alleluia, sarete veramente liberi. Amen. Questa è l'opera del Signore, fratelli. Cristo vive. Efesini 2, amen. Anche liberi dall'orologio, Signore. Aiutaci, Padre. Alleluia. Amen. Efesini 2. Amen, che mi guarda, mi perseguita. Io guardo l'orologio e mi dice: stai zitto, non predicare. Dio ti sgrida. Amen, sgridiamo anche quello, alleluia. Amen. Amen. Alleluia nel nome di Gesù. Efesini 2. Voglio leggere qualche versetto. Amen. Benedetto il nome del Signore. Dal verso 11, che vedremo qui cosa ha fatto l'opera di Cristo al Calvario. Alleluia. Che ci rende liberi, santi, vittoriosi. Amen. Abbiamo la vittoria contro il peccato. Amen. Contro le tenebre. La croce di Cristo, il sacrificio di Cristo ha compiuto un'opera perfetta. Alleluia. Completa, soprannaturale, per la nostra redenzione. Amen, carissimi. Efesini 2 dal verso 11 leggiamo: per la gloria del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dice: perciò ricordatevi, alleluia, che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, dice, qua parla di due tempi, prima eravamo senza speranza, senza Dio nel mondo, non eravamo benedetti, non eravamo membri del popolo di Dio, eravamo estranei ai patti dell'Eterno, delle promesse del Signore, eravamo estranei, eravamo lontano, eravamo nelle tenebre, eravamo figli del diavolo, eravamo figli di ira, eravamo peccatori perduti. Ma poi dice il verso 13: ma ora, alleluia, ora, amen, Cristo ha un adesso per te, un ora per te, non domani. Gloria a Dio, Gesù. Amen. Ora, ora, ora. Non sappiamo 3, 4 ore, 5 ore, 6 ore, 7 ore, 24 ore, 48 ore, no, io tra un mese andrò di là, andrò in Liguria in vacanza, che ne sai tu che andrai in vacanza? Bene. Eh? Che Dio ci aiuti. Signore, aiutaci, Padre. Devo andare a Mizzi. Benedici, Padre. Cioè noi dobbiamo sempre dire: se Dio lo permette. Alleluia. Anch'io con mia moglie dico: noi dobbiamo andare la prossima settimana, dobbiamo andare a Bolzano, se Dio vuole. Alleluia. Qua dice: ora, in Cristo Gesù. Amen. Ora in Cristo Gesù c'è un ora per te. Dimentica il passato. Amen. Dimentica il passato e non pensare troppo al futuro, che il futuro ci preoccupa, a volte tanti ma che farò domani, che farò dopodomani, che farò fra un mese, come pagherò ste bollette, come potrò servire Dio. Vivi adesso. Ora, ora siamo qui nella presenza di Dio, ora siamo benedetti, ora siamo, alleluia, alleluia, ripieni della presenza di Dio.
Dio ha un ora, un adesso. Il passato non conta. Quante cose hai fatto nel passato, quanti errori, quante cose negative, quante sbagli, ma non conta se tu ti aggrappi a Cristo. Alleluia. Amen. Alleluia. Se tu ti aggrappi a Cristo, Gesù cancella quel passato. Amen. Amen. Alleluia. Allora, andiamo avanti nella lettura. Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Amen. Abbiamo ricordato il sangue di Cristo. Il sangue di Cristo ci ha avvicinato a Lui. Amen. Cioè tramite quel sacrificio abbiamo avuto la possibilità, alleluia, tramite quella croce del Figlio di Dio, amen, tramite il sangue di Cristo abbiamo avuto la possibilità di avvicinarci al Re della Gloria. Amen. Amen. Senza il sangue non ti puoi avvicinare a Gesù. Mi puoi dire, guarda, io sono bravo, io sono un bel lavoratore, vado in fabbrica tutte le mattine, non faccio male a nessuno, pago le multe, pago le bollette, non tradisco mia moglie, sono bravo, non rubo, non me. Ma se non c'è il sangue di Cristo, alleluia a te, Gesù, tu non puoi vedere il paradiso. Amen? Se non c'è il sangue di Gesù che mi lava, che mi purifica, oh alleluia, che mi, alleluia, santifica, io non posso vedere la gloria di Dio, non posso entrare nella nuova Gerusalemme. Alleluia. Il sangue. Amen? Dite amen, fratelli. Non siamo cattolici, alleluia. Gloria. Di basora bacaia, santo Dio, di amen Gesù, amen. Padre, tocca i nostri cuori per dire amen, amen. Perché amen vuol dire è vero, è così, così amen. Amen. Amen, alleluia, amen vuol dire che tu ci credi, dica amen, amen, amen Gesù, amen. E arriverà l'unzione, alleluia, amen, amen. Cristo, e poi sapete, io sono pieno di gioia, fratelli, eh? Anche se grido, magari mi vedete un po', però gli ha detto essere violenti. Amen. Sapete, amen. Contro la carne. Contro le bugie del diavolo, non contro le persone. Dio sa che io amo le persone. A me mi hanno accusato, no, questo Stefano non c'ha amore, lui critica tu. Bugia del diavolo, ti sgrido, Satana. Amen. Io sono violento contro il diavolo. Amen. Con la spada dello Spirito. Amen. Ma noi, lo sa anche il servo del Signore, abbiamo un amore per le anime. Fratello, io ho perdonato gente che mi ha sputato in faccia, gente che mi ha tirato un pugno qua, gente che me ne ha fatte di tutti i colori, anche quelli che non vedo, non so quello che fanno. Su internet, chissà quanti fanno cose brutte, stregoni, macumbeios, fattucchieri, ma che Dio, alleluia, protegge i suoi servi. Amen. E noi preghiamo per loro, eh? Li perdoniamo, li amiamo. Ma siamo combattenti contro il diavolo, violenti contro il peccato, contro le tenebre, perché Gesù, amen, ci ha dato una spada. Ce l'hai la spada? Amen. Amen. La spada dello Spirito. Amen. Per combattere il buon combattimento della fede. Amen. E dice: il sangue di Gesù ci ha avvicinato. Noi non possiamo entrare in paradiso solo perché diciamo io sono pentecostale, io frequento la comunità in via Voldomino. Se tu non hai il sangue, non possiamo vedere il regno di Dio. Se non c'è il sangue, se non c'è il sangue di Gesù che ci ha lavato, ci ha santificato, ci protegge pure. Amen? Come quando in Egitto loro misero, gli israeliti, il sangue sugli stipiti delle porte, alleluia, l'angelo distruttore, l'angelo della morte, non poteva toccarli. Alleluia. Alleluia, non poteva entrare nelle case dei figli di Israele.
se c'è il sangue di Gesù, amen, alleluia, se c'è il sangue di Cristo, il demone deve uscire dalla tua casa, perché c'è il sangue dell'agnello di Dio, il Messia, Yeshua HaMashiach, il re dei re che ha dato il suo sangue per noi, alleluia. E tramite quel sangue noi siamo liberati, salvati, santificati e ci prepariamo per il cielo. Alleluia. Dice Ebrei 12:14. Chi è che sa cosa c'è scritto? Lo sappiamo cosa c'è scritto. Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ed è il sangue che ci fa stare in pace, fratelli. Il sangue di Cristo ci fa stare in pace con Dio, ma anche col fratello, con la sorella. Perché se a me qualcuno mi offende, anche tra gli evangelici, sbagliano, come io posso sbagliare verso di te? Non, speriamo di no, con l'aiuto del Signore. Dio proteggici. Amen. Ma se noi sbagliamo, il sangue ci purifica. Alleluia. Da ogni peccato e abbiamo la pace. Amen. Amen. Se tu sbagli contro di me, il sangue di Cristo, amen, mette la pace, perché io ti perdono, io guardo a Cristo, io guardo al sacrificio. Cosa ha sofferto Gesù per te? Amen, carissima. Quanto ha sofferto Gesù per te e per me. Amen? Quanto ha sofferto il Nazareno. Gli hanno messo una corona di spine. Gli hanno messo i chiodi nelle mani. Lui non meritava i chiodi. Lui meritava le corone, i diamanti, le perle. Oh, tutte le cose belle del pianeta Terra. Invece gli hanno dato dei chiodi nelle mani. Una corona di spine. Lo maledivano, lo insultavano, lo denigravano, lo accusavano ingiustamente, ma lui cosa diceva? Padre mio, perdonali. Amen. Questa è la vera carità. Amen. Il vero amore, fratelli, di Dio, di Cristo. Amen. Gloria al tuo nome, Signore. E noi dobbiamo seguire le sue orme nel nostro piccolo, anche se siamo fragili, mancanti, deboli, ma tramite il sangue, alleluia, di Cristo noi veniamo santificati. Ma tu ogni giorno devi pregare che il sangue ti lavi, il sangue ti copra, il sangue ti purifichi. Il sangue ci purifichi, dice la Bibbia, quanto più il sangue di Gesù purificherà le vostre coscienze da ogni opera morta, affinché serviamo l'Iddio vivente. Amen. Il sangue di Cristo ci mette in grado, nelle condizioni, ci dà la facoltà di servire il Dio vivente. Amen. Il sangue di Gesù, fratelli e sorelle. Alleluia. Il sangue di Cristo ci mette in grado di servire Dio, ci santifica e ci prepara per il regno dei cieli, il regno di Dio. Amen. Gloria a Dio. L'amen non è stato molto convincente. Amen. Dobbiamo dire la verità. Signore, dobbiamo dire amen. È come Napoli, alleluia. Sei napoletano, sei di qua, te. Santo Dio, mio Gesù, metti fuoco, padre, devi dire amen. Alleluia. Ecco perché mi piace stare a Napoli ogni tanto lì a predicare. Andiamo avanti, c'è qualche minuto. Fermati, alleluia, nel nome di Gesù. Dice, andiamo avanti. Perciò, fratelli, ecco, volevo dire una cosa prima che mi dimentico. Quando noi diciamo amen, pronunciamo un nome glorioso di Gesù, perché nell'Apocalisse Gesù si chiama l'amen. Alleluia.
L'Amen. Così dice l'Amen. Gesù ha un altro nome pure che è Amen. Alleluia. Perciò quando noi diciamo Amen, Amen, alla parola di Dio, non alle scemenze che dicono alcuni, ma alla parola di Dio, il diavolo deve scappare. Via. Perché diciamo un nome di Gesù risorto. Amen. E Dio, alleluia, si rallegra quando vede che il suo figlio, la sua figlia, non sbadiglia, ma dice Amen. Cristo vive. Alleluia. Gloria a Dio. Signore, guidaci ancora. E dice, guardate, guardate qua il verso 14, manca poco, Cristo vive. Egli, Efesini 2,14, dice, egli, cioè Gesù, è infatti la nostra pace. Amen. Egli, Gesù, è la nostra pace. La pace che abbiamo noi in Cristo, in Dio, nella fede, non è che noi ce la siamo fabbricata, Amen? Non è che noi l'abbiamo inventata a modo nostro, è la pace che viene da Gesù. Egli è la nostra pace. Egli. Amen? Perché a volte noi diciamo io cerco la pace, voglio stare in pace, ma Cristo è la nostra pace. Amen? Non è che dico vabbè vado lì al lago, mi sto un po' lì che lì c'ho la pace, nel bel paesaggio lì della Svizzera, del lago di Garda, il lago Maggiore, lì c'ho la pace, mi faccio un bel, gloria a Dio, un bel posto, ma la pace è Gesù. Amen. Anche in casa devi avere la pace. Amen. 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 Nel lavoro devi avere la pace del Signore. Quando siamo in ogni luogo abbiamo la pace, perché la pace è Gesù. Alleluia. Colui, guardate cosa dice, che ha fatto dei due popoli uno. Gloria. E ha demolito quel muro di separazione. Prima c'erano due popoli, il popolo eletto, e c'erano i maledetti pagani, i incirconcisi, che eravamo noi, i gentili. Gentili che eravamo persi, eravamo non gentili che eravamo bravi, ma gentili che eravamo pagani. Ma adesso, tramite il sangue di Cristo, benedetto il sangue dell'agnello, tramite il sacrificio di Cristo, tramite l'opera del Calvario, dove Gesù donò il suo sangue, alleluia, adesso c'è un solo popolo. Amen? Amen. Non c'è più greco né giudeo. Guardate che è solo mezz'ora che sto predicando. Dio ci aiuti, Non sono tre. Nell'amore, Signore aiuti. Alleluia. Gloria a Dio. Signore aiutaci. Neanche mezz'ora, penso. Comunque andiamo. Dei due popoli ha fatto uno. Amen. In Cristo non c'è più greco né giudeo. Alleluia. Non c'è più israelita né pagano in Cristo, c'è solo un popolo della nuova creatura in Cristo. Amen? Noi dobbiamo essere il popolo di Dio, fratello. Avere la certezza che siamo del popolo di Dio. Amen? Questa è la garanzia più grande. Che siamo redenti, redenti nel sangue di Gesù. Che il sangue di Cristo t'ha lavato, t'ha purificato. Se qualcuno questa sera non ha la certezza, il Signore vuole dartela questa sera. Alleluia. Amen? Amen. Di essere lavati nel sangue di Gesù, perché lui dei due popoli ha fatto uno. Alleluia, gloria al Signore. E ha fatto un'opera grande che ha demolito, ha distrutto, ha buttato per terra, frantumato il muro che ci separava da Dio. E adesso tramite il sangue di Cristo possiamo entrare nella presenza del Padre. Amen, carissimi fratelli e sorelle nell'amore di Dio.
e possiamo dire Abba Padre. Alleluia. Tramite il sangue di Gesù. E voglio leggere ancora per finire, dice al 15: avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, cioè tutti i peccati, la disubbidienza, i nostri i comportamenti, le mancanze, tutto, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Gloria a Gesù. Facendo la pace. E per finire, 16 dice, e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, avendo uccisa l'inimicizia in se stesso. Perciò Cristo nella croce, nel suo corpo, dove è stato sacrificato, inchiodato, ucciso per i nostri peccati, lui morì per noi, lui fece morire l'inimicizia. Amen, fratelli. Fece morire qualcosa che tutti noi eravamo schiavi. Fece morire l'uomo vecchio. È scritto in Romani 6:5. Amen. Dove dice, sapendo questo, e qui veramente finisco, sapendo questo, alleluia, che il nostro vecchio uomo è stato 6:6. Romani 6:6. Amen. Romani 6:6. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. Vedete? Alla croce, sacrificando se stesso, Gesù nel suo corpo ha fatto morire anche l'uomo vecchio. Ecco perché all'inizio, gloria a Cristo, parlavo della vittoria, perché l'uomo vecchio era il nostro peggiore nemico. Il vecchio modo di vivere, i vecchi desideri, i vecchi peccati, l'uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo ed è stato messo a morte. Perciò oggi tu devi essere un uomo nuovo. Oggi noi siamo uomini nuovi. Anche voi oggi potete essere uomini nuovi in Cristo, se accettate la verità del sacrificio di Cristo. Tutto sarà compiuto. Amen. Galati 2:20 dice, io sono stato, amen, crocifisso con Cristo. Alleluia. Amen. E poi dice, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E quella vita che ora, guardate, ora Dio ha un ora per te, adesso, ora, oggi, la vita che ora vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Amen. Vuoi accettare questa verità? C'è qualcuno che ancora non l'ha accettata, questa grande verità della croce di Cristo, del sangue di Cristo, dove il vecchio uomo è stato condannato, il vecchio uomo è stato crocifisso, il vecchio uomo, i nostri peccati, le nostre malattie, hai bisogno di guarigione, avete bisogno di guarigione. Alla croce c'è anche la guarigione. Alleluia. Tramite il sacrificio di Cristo. Vogliamo pregare per gli infermi, se vuole che preghiamo nel nome di Gesù. C'è solo benedizione, gloria a Dio, ognuno sceglie. Allora, nell'amore di Dio, alla croce Gesù ha sconfitto il peccato, amen, le malattie, amen, le maledizioni,
Alla croce Gesù ha sconfitto Satana. Alleluia. I principati e le potestà sono stati spogliati. Amen. Disarmati, svergognati. Alla croce abbiamo la vittoria. Amen. Vogliamo ringraziare Dio. Se qualcuno vuole che nel nome di Gesù si faccia una preghiera di guarigione o di fortificazione, pregheremo per la gloria del Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Guardando a Dio, perché la benedizione viene dal cielo, la potenza viene dal cielo, la libertà viene dal cielo. Se c'è qualcuno che vuole che preghiamo per avere nuove forze, anch'io verrei davanti, anzi sono qua, Dio mio, toccami anche a me. Amen. Perché abbiamo bisogno tutti di prendere forza. Alleluia. Nella potenza di Dio. Dio benedica queste care sorelle che riceveranno da Dio nuove forze. Chiama Gesù, chiama. Chiudi i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi davanti alla presenza di Dio. Alleluia. E digli a Gesù: Signore, ho bisogno di te. Chiudi i tuoi occhi lì dove sei e guarda verso il cielo. Guarda col cuore, con l'anima, con la fede, perché il Signore vede dove c'è fede. Tu che hai bisogno di una vittoria in una difficoltà, in una prova, in un bisogno, tu che hai bisogno di una liberazione in qualche area della tua vita, in qualche pensiero, in qualche afflizione, tu che hai bisogno di una guarigione, di un tocco di Dio, alza le mani a Lui, alza le mani a Lui, alza le mani, chiudi i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi, dici: Gesù, Gesù, tocca la mia vita. Gloria, alleluia. Gloria, gloria. Gesù, riempi la mia vita. Sono qui davanti a te, mio Dio, mio Salvatore. Gesù, mi voglio ancora arrendere a te. Alleluia. Mi voglio rifugiare sotto il sangue. Cancella i miei difetti, i miei peccati, le mie paure, le mie debolezze, le ferite del mio cuore. Signore Gesù Cristo, io credo che sei il Figlio di Dio, Dio fatto uomo, Emmanuel, che ti sei donato alla croce per me, per darmi la vittoria, nel nome tuo santo Gesù. Signore, guarda questi cuori che sono qui, Padre, i nostri cuori, ognuno di noi, intervieni. Dio della gloria, dai vittoria, Signore, tu conosci ogni situazione di queste sorelle, di queste care anime, Signore, di questi tuoi servi. Signore, metti quella vittoria nei loro cuori, quella forza dello Spirito. Oh, da rabasciara magata rabascina mette, un rimanto rabasciaia chi matea. Dai nuove forze, rinnova la mente, rinnova l'anima, rinnova il corpo, Padre. Riempi di Spirito Santo queste sorelle, alleluia, questi servi, ognuno di noi. Guarisci anche questa cara donna che è qui, Padre. Intervieni nella sua vita, tu conosci il bisogno che lei ha. Signore, noi per fede ubbidiamo la tua parola, che dice: nel mio nome imporrete le mani agli infermi ed essi guariranno, per la fede nella parola del Messia, Yeshua Adonai Hamashia. Alleluia. Dichiariamo per fede una guarigione in questa cara donna, Padre. Toccala tu, Signore, tu conosci la sua vita, i suoi travagli, i suoi problemi, Signore. Toccala adesso, Gesù, tocca il suo cuore, la sua anima, il suo corpo, togli via ogni malattia. Alleluia. Nel nome di Gesù, consola, la conforta, la rinvigoriscita tramite la croce. Signore, dagli la guarigione, dagli un tocco della tua mano, Signore, per fede. Alleluia, che lei abbia fede, Signore. Amen. Che lei comprenda che solo tu, Gesù Cristo meraviglioso, sei il Dio dell'impossibile, che solo tu, Signore, sei la via, la verità e la vita, solo tu sei la salvezza. Che questa cara donna lo capisca con il suo cuore e inizi a avere fede in te, Signore, da ora. Alleluia.
fai un miracolo. Leva la lasciaia, fortifica anche il mio caro fratello. Rinvigorisci questo tuo servo. Continua a guidarlo, a sostenerlo e incoraggiarlo, a riempirlo dei beni spirituali, delle tue virtù, della tua unzione, Padre, insieme alla moglie, insieme a tutta la sua famiglia, la sua discendenza, i suoi figli, Padre, che ti servono, Signore, continua a portarli avanti, fai un'opera grande in queste famiglie, nel nome di Gesù. E se c'è qualche disturbo a livello fisico, che vada via, Maestro di gloria, tu sei il grande dottore, tu sei il guaritore, alleluia. Guarisci, Padre, il tuo servo da qualsiasi disturbo di malattie nel nome di Gesù. Amen. E amen nel nome di Cristo, così sia. Fortifica, Padre, fortifica i tuoi servi. Dica ma subiai, scita la vantana dalla barasciaia, il re che te le bereseria, il miegai sull'inte mei. Riempi questo vaso, sia pieno dello spirito, del fuoco, dell'autorità, Signore, serviti di Lui, Signore, la sua casa, la sua famiglia, anche il mio caro fratello Gianni, Padre, continua a riempirlo, a fortificarlo, a guidarlo, a inondarlo, alleluia, della tua divina unzione, che nessuna parola negativa lo scoraggi, nessuna mala lingua fuori, nessuna critica carnale lo disturbi, proteggilo, ungilo dall'alto, aiutalo a predicare la verità sempre, Gesù, e andare avanti in ogni cosa nella vittoria. Benedici questo tuo servo, Padre, nel nome di Cristo. Amen. 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 Benedici anche questa cara sorella, Signore. Rinnovala potentemente. Oh Padre del cielo, riempila, Gesù, tu conosci ogni prova. Oh darabassi che tarabash, orabatele keria, ima sua, iterebe kereish. Riempila, rispondi alle sue preghiere, Gesù. Falli vedere la tua gloria in ciò che lei ha di bisogno spiritualmente, o nella famiglia, Padre del cielo. Tu sei il Padre che conosce ogni cosa, rispondi a questa tua figlia, fortificala, rinnovala nello spirito e nel corpo. Amen. Mio Gesù, te lo chiediamo per la tua gloria, perché Signore abbiamo predicato la tua parola, confermala con segni e prodigi, dal cielo conferma la parola, Signore, che tu ci hai dato. Signore, continua a fortificare questa cara sorella, tutte quante, Padre, anche questa giovane, Signore, tocca il suo cuore, la sua vita, oh, il suo matrimonio, il suo marito, i suoi bimbi, Signore, nel nome di Gesù, che lei da ora, Signore, ora si aggrappi a te, trovi la pace, la serenità, la speranza, nel nome di Gesù, che lei ti accolga come unico Salvatore, come unico Signore, come Re dei Re della sua vita. Signore, ti preghiamo per lei, riempila dello Spirito Santo, che sia una donna di preghiera, una donna consacrata, una donna, Signore, che ti serve, Gesù, che cammina nella tua via, Signore. Amen. Dì, Gesù, ho bisogno di te. Diglielo, non ti vergognare. Gesù, ho bisogno di te. Amen. Gesù, entra nel mio cuore. Gesù, entra nel mio cuore. Lavami, Signore, con quel sangue che hai dato sulla croce, e io sarò tua, tua figlia, tua serva, una nuova creatura in Cristo. Padre, scrivi il mio nome nei cieli e anche della mia famiglia. Fai un miracolo. Tu conosci che abbiamo bisogno, tu conosci ogni cosa. Io mi affido a te, prendi il mio cuore, l'intero mio essere, per fare la tua volontà. Alleluia. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Benedice anche questo bimbo, Signore. Proteggi. Fallo stare bene, Signore. Fallo crescere sano, benedetto, nella luce del Vangelo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Alleluia.
Amen. Gesù, ti dà nuove forze, sorella. Nel nome di Gesù. Aiuta questa sorella, Signore, a seguirti ogni giorno. Essere una luce, una donna che parla di te nel suo lavoro, Signore. Falla essere una donna che guadagna le anime per Cristo. Che parla dove va, nel nome di Gesù. Riempila del fuoco. Alleluia, dello Spirito Santo, per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia, amen, amen, amen. Cristo della gloria. Per la tua gloria. Spirito Santo, continua a operare. Continua a riempire, continua a fare una grande opera, Signore, in mezzo a noi, Padre. Oh, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Padre. Alleluia. Gloria a Gesù. Gesù, alleluia. Grazie. 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 Ho bisogno della tua guida, della tua presenza. Porta frutto con la tua parola. Porta frutto, Signore, per la gloria di Gesù. Alleluia. Grazie, Signore Gesù. Tua, tutta la sì, benedici le famiglie. Ora cadere va il socco che rimanti lì. Signore, fai un'opera. Grazie. Grazie. Alleluia. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Oh, Spirito Santo. Alleluia. Grazie. Ci vogliamo alzare le nostre mani verso l'alto. Alleluia. Signore Dio Padre. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore, per questa sera ci hai grandemente benedetto. Grazie, Padre, come hai toccato, Signore, il nostro cuore attraverso la tua parola. Ancora una volta, Signore, ti sei proclamato come Signore e Salvatore nella nostra vita. Alleluia. Tu sei il sì e l'alba, Signore, tu sei il per quell'opera meravigliosa alla croce, grazie. Grazie, Padre, per queste case che sono venuti qui questa sera. Grazie, Padre, per questi nostri nipoti, l'agnello Signore, che possono, Signore, iniziare un cammino sì, con te, potente, e che se possono ricordare di questo giorno, parenti, Signore, Gesù. Un giorno di inizio, Signore, un giorno di nascita, Signore, un giorno per camminare con te, Signore. Grazie, Padre, perché tu l'hai grandemente benedetto, Signore. Per queste preghiere che abbiamo innalzato e fatto, che possono arrivare direttamente. Alleluia! Grazie, Padre, per il tuo servo che hai mandato su questa costa del Lago Maggiore. Usalo, Signore, dovunque lui va, Signore, che possa portare frutto e frutto in abbondanza. Alleluia! Benedici le nostre famiglie, per coloro che non sono potuti venire, Signore, per coloro che sono al lavoro, Signore. Oh, Signore, guardaci, Signore, sul lavoro, Signore, e accompagnaci, Signore, alle nostre case, Signore. Che il tuo grande amore, Signore, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, alleluia, e le dolci consolazioni del tuo Spirito, Gesù, siano sopra la tua Chiesa, Signore. E di Gesù. Grazie, Padre, per la tua parola, Signore. Grazie, Padre, nel nome prezioso di Gesù e la Chiesa di Amen. Amen.